Ragazzi, sì, volevo dirvelo, ho aspettato un pochino di tempo, mi trovo qui nella mia nuova casa, sì, mi sono trasferito, mi sono spostato un po' più a centro e in realtà questa sera, ragazzi, piove anche, una giornata un po' piovosa, non mi andava di uscire. Ho detto perché non ci mettiamo lì nello studio e ci mettiamo a registrare un video utile. Allora, ragazzi, sì, no, vabbè, a parte gli scherzi, sicuramente lo avrete capito che questo qui è un green screen e difatti, ecco qua, dietro di me ci sta il telo verde. Il telo verde perché in questo video voglio farvi vedere quello che ho imparato io per quanto riguarda la tecnica del green screen. Allora, se ne avete uno, con questo video vi insegnerò ad applicarlo al meglio. Oddio, ci mancherebbe, non sono un professionista del green screen né tantomeno un videomaker professionista, però nel mio piccolo cerco di darvi una mano nell'applicare l'effetto del green screen. Quindi, ragazzi, sigla e ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, la prima cosa, se avete un telo verde, una struttura green screen, non so se ce l'avete. Cominciate a prepararlo, posizionatelo e cercate di tenerlo più teso possibile. Come potete vedere alle mie spalle, non dico che sia proprio teso, però quasi sono scomparse tutte quelle pieghe in modo da avere un colore uniforme. Poi l'altra cosa importantissima è l'illuminazione. Qui ai miei lati, destra, sinistra, ci sono i due softbox. Poi di fronte a me, sulla camera ci sta un faretto portatile che mi illumina la parte frontale perché i due softbox vanno ad illuminare le parti laterali del green screen, mentre invece il faretto portatile di fronte a me mi dà un po' di luce in modo da avere un pochino più di profondità per quando applicheremo poi l'effetto. Sì, ragazzi, intanto qui il camino che riscalda, ma al di là di questo, allora, prima cosa da fare, registriamo la nostra clip con il telo verde, non dobbiamo stare né troppo vicini né troppo lontani, una via di mezzo, in modo che dopo, quando andiamo ad applicare i vari effetti, magari anche una piccola sfocatura sullo sfondo, ragazzi, perché no? Ci sta, poi vi faccio vedere. Registriamo la nostra clip sul telo verde, una volta registrata, portiamola al computer e iniziamo a lavorarci. Quindi, per lo più questo tutorial sarà concentrato su Premiere perché io utilizzo Premiere, ma voi potete utilizzare qualsiasi software di video editing. Una volta aperto Premiere, portiamo dentro la clip, portiamola sulla timeline, quella clip, e andiamo subito nella sezione degli effetti e cerchiamo l'effetto ultra. Lo trasciniamo sulla nostra clip, ragazzi, e qui dobbiamo cominciare già a lavorare in green screen, dobbiamo già cominciare a rimuovere il colore verde. E intanto, ragazzi, rimetto nuovamente casa mia. Allora, una volta che abbiamo portato l'effetto ultra sulla timeline, l'altra cosa da fare è andare a premere sul contagocce in modo da andare a prendere precisamente il colore verde per poterlo rimuovere. Una volta fatto, ecco qua che il colore verde, ovvero il green screen, sparisce, però non è tutto perché, ragazzi, credetemi, lavorare in green screen è una cosa, almeno per me, difficilissima. Io sto ancora alle basi, quindi ho iniziato ad utilizzarlo da un po'. Una volta che avete tolto lo sfondo con il contagocce, l'altra cosa da fare è dobbiamo passare sempre dalle impostazioni del controllo effetto ultra, dalla voce composito alla voce alfa. E qui potete vedere che la vostra sagoma rimane bianca, mentre invece indietro rimane, diciamo, in un certo senso lo sfondo che era quello lì verde. Quindi, se era ben illuminato, messo bene, quasi non si vedrà nessuna tipo di illuminazione, nessun tipo di colore biancastro all'interno. Ma nel caso fosse, ragazzi, nel caso fosse, con il canale alfa ci permette proprio di fare questo, di lavorare sugli effetti, perché il canale alfa consente proprio di fare questo, mette in bianco la nostra sagoma e con l'opzione pulizia mascherino consente di andare a rimuovere tutto quello che ci sta intorno alla sagoma bianca e rendere il tutto nero. Quindi, agendo sulla voce pulizia mascherino, di conseguenza dobbiamo agire sui controlli riduci, più morbidi,
contrasto e punto medio. Quindi agendo su questi punti, ragazzi, al momento vi consiglio di muovere questi, dovete fare in modo che sullo schermo, sul software, ci sia solo il bianco della vostra sagoma. Attenzione a non giocare troppo, perché altrimenti alcuni punti di quella sagoma bianca potrebbero risultare addirittura trasparenti. Una volta fatto questo, una volta che avete visto che la vostra sagoma è totalmente bianca e intorno alla vostra sagoma non ci sta nessun tipo di punto luce, nessun tipo di sfocatura, nessuna cosa del genere, possiamo applicare lo sfondo che vogliamo. Non mi sono procurato un video statico, potete farlo anche voi, in rete ce ne sono a migliaia, potete scaricare quello che volete. E ricordatevi che quando applicate il green screen dovete fare in modo che il video statico, l'immagine statica o quello che sia stia sotto la vostra clip, perché stando sotto la vostra clip potete avere questo tipo di effetto qua, ragazzi. Sì, perché potete rendere un pochino più profonda, magari, non so, se volete mettere una camera in ufficio, proprio come in questo caso, potete anche applicare anche alcuni effetti tipo la sfocatura gaussiana e andare a sfocare, diciamo, l'immagine o il video di sottofondo che avete messo. Quindi, ragazzi, io ci ho messo un pochino di tempo ad imparare queste cose, perché ho visto un pochino in rete come applicarla meglio, però, ragazzi, credetemi, lavorare il green screen è una cosa veramente difficilissima. Credetemi, è veramente difficile lavorare il green screen. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi. Io non ho più nulla da dirvi, magari la prossima volta, se imparerò qualche altra cosa per quanto riguarda proprio il green screen, ve lo porterò sempre qui sul canale. Adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, cosa ve ne pare di questo effetto video, di questo green screen, se vi piace, se è venuto bene, ditemi la vostra. Accetto tutti i tipi di commenti, non mi faccio problemi. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su. E se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale. E poi, per quanto riguarda la struttura, il telo verde che ho utilizzato io, vi lascio qua in basso in descrizione i link ad alcuni acquisti che ho fatto io, tipo la struttura, il telo verde, che poi le pinze per tenerlo fermo escono già incluse in confezione, sia da telo verde e sia dalla struttura del green screen. Ragazzi, dove siete iscritti? Attivate le notifiche in modo da essere aggiornati su tutti i miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video, perché a me mi aiutate veramente molto. Mi trovate anche su Instagram, @mythicosnake, e noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video sul mio canale YouTube. Ciao! E io adesso vado un attimino a riscaldarmi, perché sì, adesso nella mia nuova casa posso girarmi come voglio, fare quello che voglio. A parte gli scherzi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!